Sì, dai, Allora, niente. d'accordo. Innanzitutto, vi dico una cosa, diciamo così, molto molto pratica per la gestione di questa riunione. Scusa, Antonio, presentati Sì. però perché Ah non ti sì, scusate, conosco. vabbè. Io sono Antonio Muscolino di Medicina Democratica. E dunque, niente, vi chiedo semplicemente di tenere nel limite del possibile questa modalità. Chi parla accende il microfono e anche la videocamera, in modo tale che così si evita, diciamo, di avere un sovrappiù sulla linea. E oltretutto si evitano anche sovrapposizioni o dei rumori, insomma, che non aiutano a seguire il tutto. Dopodiché, come dicevo all'inizio, io comunque registro tutta la riunione in modo tale che così magari può essere utile anche per voi per rivedere, risentire alcune cose. Niente, allora io partirei dicendo che questa riunione qui ovviamente parte per diciamo approfondire la questione sanitaria e non solo della zona del Lodigiano. E parte, diciamo, da una serie di altre riunioni che sono state fatte nei mesi scorsi, che ha organizzato Medicina Democratica con tante altre associazioni, una quarantina, che ha dato poi origine a una sorta di manifesto, una sorta di manifesto dove. Scusate, se interrompo, c'è Costantino Bolis che non riesce a sentire l'audio. Sì. Sente basso. Mi ha scritto adesso. E dunque, se non Cioè, senti. per chi ha le cuffie, prima deve attivare la modalità. Allora, dunque, se qualcuno non sente, chiaramente prima deve verificare che le cuffie siano attive. Se proprio anche in questo modo non riesce. Purtroppo l'unica possibilità è scollegarsi e ricollegarsi di nuovo, perché purtroppo è così. Allora, appunto dicevo, Medicina Democratica ha fatto queste riunioni, sono andate avanti per circa un mese e mezzo, è stato costruito un manifesto, una sorta di piattaforma per cercare di mettere il punto della situazione relativa alla gestione sanitaria, come è stata portata avanti in questi anni, soprattutto in Lombardia, ma non solo, attraverso la privatizzazione e mercificazione che ha fatto in modo, insomma, che chiaramente questo virus, questa pandemia, avesse campo libero anche per quanto riguarda, la sua diffusione. All'interno di queste riunioni si è pensato appunto di fare dei gruppi di lavoro specifici. Ci sono dei gruppi di lavoro che hanno lavorato relativamente alla questione RSA cronici anziani, un altro gruppo che ha lavorato e lavorano ancora adesso relativamente alla questione della medicina sul lavoro e della tutela della salute. Un altro gruppo sta cercando di approfondire tutta la parte relativa alla medicina del territorio, per cui un'eventuale casa della salute, anche se vabbè, il nome dipende un po' dai territori, e soprattutto la questione di riportare, diciamo, la centralità dei territori nella gestione della salute e della sanità in generale. Non so se avete avuto modo comunque di poter leggere quel documento. Io Dovresti sentire se lo apri. vi chiedo comunque se qualcuno è Devi cliccare interessato sopra lì. di leggerlo e magari anche di divulgarlo. Lo trovate all'interno del sito di Medicina Democratica, al limite lascio un link qui sulla chat. Per cui a questo punto io passerei la parola a chi poi gestirà meglio di me chiaramente questa riunione. Vi chiedo
anche per chi vuole gestire il tutto, di prenotarvi scrivendo nella chat che trovate in basso, se vi spostate nella parte in basso del video, nella parte centrale. Cliccando su chat potete scrivere dicendo appunto che vi prenotate per l'intervento. A questo punto io do la parola a Rita. Sì, allora, mi chiamo Rita Fiorani e faccio parte del Comitato Territoriale Lodigiano per il diritto alla salute, che è collegato al coordinamento nazionale di cui ci ha parlato Antonio Muscolino, che ringrazio per l'introduzione e di essere qui con noi stasera. La funzione di questo comitato, l'aveva già accennato Muscolino, è di creare un coordinamento territoriale da strutturare e formalizzare in questa assemblea. Lo scopo è di elaborare una piattaforma territoriale sulla quale articolare obiettivi e percorsi operativi. Io mi limito a introdurre i lavori dell'assemblea indicandone lo svolgimento. C'è un'interferenza? Dicevo che mi limito a introdurre i lavori di questa assemblea indicandone lo svolgimento per poter avviare un dibattito che ci auguriamo il più partecipato possibile. Però vorrei anche dire che l'impianto concettuale e operativo da cui ha preso le mosse il lavoro svolto fino qui è frutto di una fitta tessitura relazionale. Le relazioni nella mia formazione sono essenziali e questa tessitura relazionale ha consentito di trovare convergenze importanti sintetizzate nella bozza di piattaforma vertenziale che credo possa essere visualizzabile in chat. Dimmi tu, ditemi voi, Muscolino, io su questo non so. Se è possibile, sì. Ecco, perfetto. E questa bozza verte intorno a due nuclei tematici. Il primo parte da una domanda aperta e quindi tutti noi siamo interrogati su questo. Che fare in autunno nel caso di una nuova ondata pandemica? Il secondo verte sulla necessità e sull'urgenza di una riorganizzazione dell'azienda sociosanitaria territoriale. Tra le compagne e i compagni, perché questa bozza è frutto di un lavoro collettivo, quindi tra le compagne e i compagni che hanno lavorato su questi aspetti, Silvana Cesani, rappresentante di Lodi Comune Solidale e non solo, farà tra poco un breve intervento sul primo tema, mentre Giovanni Bricchi della Funzione Pubblica CGIL di Lodi ci relazionerà sul secondo punto. Ora, io vorrei entrare brevemente nel merito dei due temi proposti nella bozza. Sul primo, che fare in autunno? Ovviamente tutti ci auguriamo che non si verifichi una nuova ondata pandemica e che il virus perda aggressività. Ma non possiamo certo affidarci al modello sanitario lombardo, che ha smantellato la sanità pubblica con le logiche privatistiche, aziendalistiche, di cui abbiamo visto gli effetti nefasti, e poiché la privatizzazione ha creato questi disastri, va affermato e si afferma in questa bozza di piattaforma che il sistema sanitario lombardo va cambiato. E va cambiato secondo i principi della 833 e della Costituzione, in particolare l'articolo 32. Quindi, quel che si rivendica è un sistema sanitario pubblico, universale e partecipato. Occorre
già da ora attrezzarsi per proteggere la salute sia nei luoghi di lavoro che nei presidi sociosanitari, nel territorio, e lo si potrà fare soprattutto vigilando affinché i protocolli di sicurezza vengano applicati. Arrivo al secondo punto, che riguarda la riorganizzazione dell'azienda sociosanitaria territoriale di Lodi. Verte sul potenziamento del polo territoriale e del polo ospedaliero. Questi aspetti verranno trattati da Giovanni Bricchi della Funzione Pubblica di Lodi. C'è però poi un grande tema, quello dell'RSA. Questo non viene menzionato nella bozza di piattaforma, ma abbiamo ben presente, per la drammaticità che ha assunto in Lombardia, quello che ha comportato, e quindi sarà da integrare nel percorso vertenziale che vorremmo costruire. E questo argomento è già stato posto come tema da affrontare e dovrebbe essere oggetto di discussione stasera. L'invito è di intervenire anche su questo. Quindi il dibattito è aperto. Le iscrizioni per prendere la parola si possono effettuare, come già diceva Muscolino, attraverso la chat. E ora do la parola a Silvana Cesani. Ci sei? Mi sentite? Sì. Ok, ciao a tutti e a tutte, mi sentite? Sì, Silvana. Ok. Sì, siamo. Sì, ci sentiamo. Okay. Allora, proprio tre parole per inquadrare un po' il tema. Come diceva Rita e come diceva Muscolino, abbiamo fatto un lavoro dentro Medicina Democratica insieme ad altre 40 organizzazioni da un mese e mezzo a questa parte, quindi abbiamo un po' affrontato le cose che diceva Antonio Muscolino dal punto di vista generale e particolare di alcuni temi, come ha spiegato lui, no? Noi stasera vogliamo un po' riportare la questione a livello locale e quindi provare a dire, come diceva Rita prima, cosa facciamo, no? A partire dall'autunno, se dovesse scoppiare la pandemia, ma anche se non dovesse scoppiare la pandemia. Questo perché noi abbiamo alle spalle una situazione che abbiamo vissuto profondamente drammatica, no? Molti di noi sono stati colpiti in prima persona o sono stati colpiti direttamente dal Covid piuttosto che attraverso gli affetti, attraverso le amicizie. È stata una stagione, un periodo molto molto drammatico, ma anche il periodo che stiamo vivendo adesso non è sicuramente un periodo tranquillo, sereno, non stiamo vivendo bene, no? Cioè, per dire, chi fa un po' di più lo spartano, ma chi in genere va fuori, ma siamo timorosi, abbiamo paura, eccetera, eccetera. Con queste vissuto alle spalle di drammaticità e con l'incertezza di fondo con cui viviamo adesso, noi non possiamo pensare di stare a guardare sperando che in autunno non succeda niente. Allora, può essere che non succeda niente, e noi ce lo auguriamo, tutti ce lo stanno augurando, che non, speriamo che non succeda davvero niente. Però non possiamo stare con le mani in mano. Abbiamo sperimentato e toccato con mano che i nostri bisogni di salute in questo periodo qua non sono stati tutelati per il Covid, ma se pensiamo a quello che sta succedendo adesso a tanti di noi, a tante persone che hanno dei bisogni sanitari correnti, emergenti, vediamo che i nostri bisogni di salute non sono tutelati nemmeno adesso, cioè nel senso che chi ha bisogno di fare delle visite si trova catapultato l'anno dopo, mesi dopo, eccetera, eccetera. E quindi davvero abbiamo un problema che è quello del Covid, e quindi dobbiamo porcelo assolutamente
perché non dobbiamo trovarci nella situazione drammatica dei mesi scorsi, ma se anche non dovesse succedere il riproporsi il Covid nella situazione così grossa, drammatica come è successo a marzo, aprile, maggio, noi comunque non possiamo far finta di niente, perché la sanità è stata stravolta, la sanità locale è stata stravolta, la sanità regionale è stata stravolta, e quindi non possiamo assolutamente permetterci di stare in silenzio ad aspettare che le cose si aggiustino da solo, da sole. Volevo fare un inciso, non si tratta di essere velleitari, no? Perché il rischio, almeno leggendo un po' di documentazione, un po' di interventi, eccetera, molti dicono che bisogna cambiare tutto e subito. Allora, senza essere velleitari, noi abbiamo però il compito di darci da fare. Quando dico non possiamo essere velleitari, perché dobbiamo essere consapevoli che negli ultimi 10 anni il Servizio Sanitario Nazionale è stato tagliato di 37 miliardi. Il Fondo Nazionale Sanità ha avuto una perdita di 37 miliardi, che non è uno scherzo. E dentro a questa perdita ci sono state la perdita di tanti ospedali, soprattutto quelli piccoli, di tanti posti letto, di tantissimo personale sanitario e sociosanitario. Quindi questa è una situazione con cui dobbiamo fare i conti, sapendo che bisogna ritornare al punto di partenza e di più, però dobbiamo sapere che partiamo con questo gap. Sappiamo che negli ultimi 25 anni di pensiero della Regione Lombardia volto all'aziendalizzazione, alla privatizzazione, al pensiero ospedale-centrico, hanno fatto dei disastri che abbiamo toccato con mano in questo periodo, e che quindi noi dobbiamo fare i conti con un livello nazionale che è stato depauperato e con un livello regionale che è stato assolutamente incapace di affrontare il problema, ed è incapace oggi di affrontare il problema della quotidianità, così come lo stiamo vedendo. E allora ci sono due scelte: o abbassare la testa ed aspettare che si ritorni tutto come prima, o il più vicino a prima, oppure comportarsi da cittadini e cittadine attive che vogliono rivendicare servizi, strutture, risposte adeguate ai nostri bisogni di salute dell'oggi e dell'emergenza dell'autunno, se dovesse riproporsi il Covid. Guardate, lo sottolineo perché è molto facile dire beh, aspettiamo in autunno e vediamo cosa succede. Il problema è che non possiamo permetterci di avere un altro impatto così come l'abbiamo avuto nei mesi scorsi. Noi dobbiamo fare assolutamente qualcosa, chiedere e pretendere che ci siano dei servizi che ci diano la possibilità di affrontare una nuova virulenza in termini adeguati. Ma comunque, anche se non succede questa cosa, il vaso di Pandora è stato scoperchiato. Sotto c'è una sanità, soprattutto locale, soprattutto regionale, che non tiene più, che non risponde ai nostri bisogni. Chi va oggi, lo dicevo prima, chi oggi ha bisogno di una visita medica, di una visita specialistica, di un esame specialistico, si trova risposte assolutamente drammatiche. Se tu hai un problema di salute oggi, difficilmente, se non hai soldi per andare da un privato, da un privato convenzionato, privato, non sei in grado di tutelare la tua salute. E allora noi dobbiamo comunque pensare di metterci insieme, di essere cittadini responsabili, consapevoli di questa situazione, anche se la pandemia non avrà un impatto così grosso in autunno. Allora, e quindi parto dalla domanda che faceva Rita all'inizio: come ci proteggiamo da una possibile ripresa dei contagi? Perché questo è l'ordine del giorno di stasera. Sapendo però che dietro a un lavoro che viene proposto questa sera c'è anche quel percorso che dicevo prima, che dobbiamo fare in modo che la sanità vada avanti e che i nostri bisogni di salute complessivi vengano soddisfatti. Però adesso proviamo a centrare
il tema di che cosa dobbiamo fare se riprende il contagio in autunno. Allora, come avete visto dal volantino di convocazione di questa assemblea, il primo punto è che bisogna assicurarsi che tutti i protocolli che sono stati messi in atto per la tutela nei luoghi di vita e di lavoro vengano messi, siano davvero messi in atto e soprattutto ci siano le possibilità di controllare che questi protocolli siano messi in atto. Un decreto governativo, adesso non ricordo qual è il nome, mi ricordo il rilancio, ma è quello precedente, ha previsto un protocollo specifico per i luoghi di lavoro che prevede i distanziamenti, l'uso dei dispositivi, eccetera. Ecco, il problema è che questi protocolli molto spesso esistono sulla carta ma non vengono rispettati. Guardate cosa stanno succedendo nelle grandi filiere di macellazione della carne e della lavorazione dei salumi, insomma, cosa sta succedendo in alcune logistiche tipo la Bartolini, eccetera. Allora, questi protocolli sono previsti dalla legge, vanno messi in atto, noi dobbiamo rivendicare che nel nostro territorio ci siano gli organismi deputati al controllo che facciano il controllo e che quindi si assicurano che nei luoghi di lavoro, sia quelli pubblici, che quelli privati, che quelli della cooperazione, siano assolutamente, i lavoratori siano messi nella condizione di poter lavorare in sicurezza e quindi distanziati con i propri dispositivi. Su questo punto non partiamo da zero, perché il comitato di Codogno, che era nato all'indomani del termine della zona rossa, ha già elaborato un protocollo per i posti di lavoro e quindi possiamo davvero rimettere in gioco questo pezzo di lavoro, non mandarlo perso e concentrarsi su come raggiungere i posti di lavoro e come fare in modo che i controlli vengano fatti. I protocolli e i controlli devono essere attivati anche nei presidi sociosanitari. Noi abbiamo visto la drammaticità della situazione nelle case di riposo. Conosciamo un po' di più, ad esempio nel nostro territorio si conosce abbastanza bene la situazione di Santa Chiara, nel senso che ufficialmente sono morte 80 persone, purtroppo, su 259 ospiti. Noi sappiamo da un'intervista che abbiamo letto sui giornali locali che la casa di riposo ha un centinaio di posti disponibili, quindi si presuppone che poi i morti sono un po' di più, magari sicuramente per altre cause, però capite che lì c'è stato un problema enorme. Sappiamo anche da altre case di riposo che ci sono stati dei disastri drammatici così pesanti, ma non abbiamo il conto esatto, insomma. Non possiamo più permetterci, se dovesse ritornare il Covid, che nell'RSA succedano queste situazioni. Quindi i protocolli devono essere messi in campo e devono essere attuati nella loro capacità di tutelare le persone ospiti. Lo stesso nei centri per le persone disabili, lo stesso nelle comunità di cura, di recupero delle persone tossicodipendenti, nelle comunità di accoglienza delle fragilità piuttosto che degli immigrati. Anche negli ospedali i protocolli devono essere assolutamente rispettati, con i distanziamenti, i dispositivi, ci deve essere personale adeguato e adeguatamente protetto, perché i problemi abbiamo visto per il personale sanitario degli ospedali è stato molto spesso dovuto alla mancanza di dispositivi di protezione. Ecco, noi abbiamo davvero il dovere di fare in modo che chi si preoccupa della salute dei cittadini sia a sua volta tutelato da questo punto di vista. E questo non solo per garantire le persone malate di Covid, ma perché sia possibile da adesso in avanti fare in modo che attraverso l'uso dei distanziamenti, dei dispositivi di protezione, di tutte le norme previste dai protocolli,
ci possono essere percorsi differenziati per la garanzia della continuità di cura delle altre persone. Il secondo livello, e quindi un tema su cui vogliamo porre l'attenzione, è questa questione dei protocolli, e soprattutto fare in modo, dobbiamo ragionare e vedere come questi vengono messi in atto e come si agisce sulla loro supervisione. La seconda questione che bisogna garantire per la ripresa in autunno di un'eventuale pandemia è garantire a livello, dobbiamo lavorare perché a livello di area distrettuale lodigiana, l'area corrispondente alla ASST e quindi tutto il territorio lodigiano, ci sia la piena funzionalità di un polo territoriale per la presa in carico dei soggetti, delle persone colpite dal Covid-19. Allora, nelle disposizioni regionali della Regione Lombardia si parla di PREST, di POT, di continuità di cura. Noi dobbiamo approfondire questa cosa in tempi brevi e fare delle proposte in questo senso. Però noi assolutamente dobbiamo pretendere che per l'autunno ci sia un polo territoriale che si prenda pur carico i soggetti ammalati di Covid. Non possiamo più pensare di essere sprovvisti da questo punto di vista. Tenete conto che per il lavoro che abbiamo fatto come Medicina Democratica, in Toscana, in Piemonte, in Emilia, laddove ci sono stati meno, non in Piemonte, scusate, in Toscana e in Emilia, ci sono delle case della salute o delle aree distrettuali che hanno lavorato in questo, fungendo da polo territoriale e dando indicazioni da questo punto di vista. L'ultima questione in questo ambito è il ruolo dei medici di medicina generale. I medici di medicina generale sono stati lasciati completamente soli in questa vicenda. Sono stati lasciati soli dal punto di vista del loro lavoro, sono mancati i collegamenti con le strutture ospedaliere, con le strutture con l'ATS. Se leggete i report drammatici dei medici, le cogliamo tutte queste difficoltà, che non avevano possibilità di accedere alle informazioni, ai percorsi, eccetera. Sono rimasti senza dispositivi e sono tra le figure più colpite dal Covid. Ecco, noi dobbiamo fare in modo, chiedere e fare delle proposte perché i medici di medicina generale non siano più lasciati soli a gestire questa questione, ma anche abbiamo bisogno che il ruolo degli infermieri venga progressivamente cambiato, no, quelli che sono in ospedale fanno i medici ospedalieri, ma che siano messi in campo figure professionali di infermieri, adesso si dice infermieri di quartiere piuttosto che infermieri di famiglia, chiamiamoli come vogliamo, ma che siano infermieri che insieme ai medici di medicina generale accedono al domicilio delle persone e quindi si facciano carico come professionalità insieme ai medici di medicina generale di tenere collegamenti con chi è a casa ammalato. Nel decreto rilancio sono previsti dei fondi per l'assunzione di medici, soprattutto con questa qualifica e con il potenziamento delle famose USCA, questi gruppi di intervento a domicilio che tengono la relazione tra ospedale e domicilio. Ecco, quindi anche su questo punto noi dobbiamo prestare una forte attenzione, formulare una richiesta, essere in grado nel giro di poco tempo di fare delle richieste. L'ultimissima questione è che cosa facciamo in caso di pandemia rispetto al polo ospedaliero. Nel decreto rilancio sono previsti i fondi per potenziare i posti letto nelle terapie intensive e subintensive. Questa potrebbe essere una proposta che noi possiamo fare, ne sono stati fatti in più nel Lodigiano di posti di terapia intensiva. Possiamo pensare di fare una proposta articolata, nel senso che sicuramente i posti di terapia intensiva e di subintensiva sono necessari nel caso in cui scoppiasse ancora una pandemia.
scusate, l'ho fatta un po' troppo lunga, do la parola a Bricchi, a Giovanni Bricchi. Giovanni, ci sentite? Sei? Sì. Sì? Ok. No, come diceva prima Rita, mi è stato chiesto di presentare... Beh, innanzitutto ciao a tutti, non ci siamo ancora salutati, almeno quanto mi riguarda collettivamente. Mi è stato chiesto di presentare sinteticamente la situazione della sanità nel territorio lodigiano, sia per quanto concerne l'aspetto territoriale, sia per quanto riguarda gli ospedali, ed illustrare le prime rivendicazioni messe nero su bianco nella bozza di piattaforma del comitato che prima citava Rita, appunto, e poi anche la Silvana. Prime rivendicazioni che riguardano più direttamente le iniziative per contrastare un possibile ritorno alla pandemia, sia quelle legate alla riorganizzazione più generale della sanità lodigiana. Quindi in ordine, prima una breve fotografia della sanità lodigiana. La sanità territoriale, come già accennava prima anche Silvana, come è avvenuto in tutti gli altri territori della regione negli ultimi 25 anni, cioè a partire dalle leggi sanitarie di Formigoni, è stata ridotta la sanità territoriale ai minimi termini, sacrificata alla realizzazione del modello lombardo ospedalocentrico e basato sulla competizione fra pubblico e privato. Anche l'ultima riforma sanitaria del 2015 della Regione Lombardia, che sulla carta si riprometteva di spostare un po' l'ago della bilancia dall'ospedale al territorio, in realtà non ha prodotto neanche quel minimo di integrazione tra ospedale e territorio che la riforma stessa prevedeva. Anzi, con la realizzazione, cioè quella riforma ha riorganizzato la sanità della Lombardia creando le ATS, le Agenzie di Tutela della Salute, che per il lodigiano ha voluto dire confluire in quel mostro enorme che è l'ATS metropolitana, nel quale il territorio lodigiano per popolazione è poco più di un quartiere di Milano, per intendersi, no? E poi la creazione delle ASST al posto delle aziende ospedaliere. ASST che hanno acquisito, oltre agli ospedali, anche i servizi prima gestiti dalle ASL, come l'assistenza domiciliare integrata, il consultorio, il servizio delle dipendenze, delle disabilità, eccetera. E cosa è avvenuto con questo passaggio? Un ulteriore depauperamento di risorse e di personale dei servizi territoriali, perché banalmente soprattutto gli infermieri di questi servizi sono stati utilizzati per coprire le carenze nei reparti ospedalieri, cioè mettendo insieme gli ospedali e i servizi territoriali, chi governava le ASST, non solo nell'Lodigiano, anche più pesantemente in altri territori della Lombardia, ha utilizzato gli infermieri per coprire le carenze di infermieri che avevano nei reparti ospedalieri. Questo è successo. Quindi anche con questa ultima riforma sanitaria del 2015, i servizi territoriali sono stati ulteriormente depauperati di risorse personali. Il modello ospedalocentrico, si diceva, peraltro non ha portato nell'Lodigiano, che è un territorio periferico, non ha portato alcuna eccellenza degna di questo nome, neppure negli ospedali. L'ospedale di Lodi ha le specialità minime previste per un ospedale per acuti, ed infatti assistiamo ad un'importante migrazione sanitaria verso ospedali di altri territori. Lo diceva prima la Silvana, durante il periodo
del Covid, l'organizzazione dell'ospedale di Lodi, come di tutto il resto della SST, è stata stravolta. Ora l'ospedale di Lodi sta tornando pian piano ad un regime di funzionamento normale, quindi anche con l'apertura delle visite ambulatoriali, eccetera, però questo è l'ospedale di Lodi, un ospedale ridotto ai minimi termini come ospedale per acuti. L'ospedale di Codogno, anch'esso per acuti, ha subito negli ultimi anni numerosi tagli, ultimo dei quali l'ostetricia punto nascita, e anche in questo periodo del Covid ha rischiato di non vedersi riaprire il pronto soccorso e la terapia intensiva, che erano state chiuse il giorno dopo che è stato scoperto il famoso paziente 1 al pronto soccorso di Codogno. Qui apro una brevissima parentesi, poi magari ne parliamo dopo, però non è così scontato che dal 3-4 giugno il pronto soccorso e la terapia intensiva dell'ospedale di Codogno siano stati riaperti. Sono stati riaperti anche perché c'è stata una mobilitazione popolare e sindacale nei confronti di questa questione, perché le idee all'interno della SST di Lodi e probabilmente anche della direzione della sanità lombarda non andavano in modo univoco in questa direzione. Poi c'è stata un po' di pressione dal basso e si è deciso di riaprire questi due reparti, e però su questo io credo si debba vigilare, perché un ospedale per acuti come quello di Codogno, che deve servire tutta la bassa lodigiana, non potrebbe essere tale se non con questi due reparti. E, fra l'altro, nel periodo Covid è stato chiuso recentemente anche il reparto di ortopedia e non si sa se riaprirà a Codogno. L'ospedale di Casal Pusterlengo, in periodo Covid, per recuperare personale sanitario, è stato praticamente quasi completamente svuotato, portando quasi tutti i reparti a Codogno ed aprendo questi 40 posti letto per Covid a bassa intensità assistenziale, di cui mediamente ne sono stati occupati meno di 10, adesso non funzionano più, è stato chiuso sostanzialmente, no? E ad oggi non è dato sapere di questo ospedale, dell'ospedale di Casale, quale sarà il futuro. Non cito ora per brevità l'ospedale di Sant'Angelo, riprendo magari dopo, verso la fine. Quindi questa è un po' molto in sintesi la fotografia di com'è la sanità lodigiana oggi. Cosa rivendica il Comitato? Innanzitutto, lo accennava anche prima la Silvana, il potenziamento del polo sanitario territoriale e del polo ospedaliero. Come? Banalmente iniziando dal completo utilizzo delle risorse che mette a disposizione il decreto rilancio. E questa cosa, però, ci terrei a sottolinearla, non è una cosa che bisogna dare per scontata, perché non è scontato che, siccome il decreto ha stanziato delle risorse, poi dopo vengano spese completamente e bene. Quindi su questa cosa anche c'è da vigilare e da rivendicare che queste risorse vengano utilizzate appieno per realizzare gli obiettivi che si prefiggono. Rispetto alla sanità territoriale, il decreto rilancio stanzia a livello nazionale qualcosa come 1.256 milioni e rotti. Per fare che cosa?
per implementare le USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, anche con l'assunzione di assistenti sociali, però pare solo per il 2020 e non assunzione a tempo indeterminato. Devono essere utilizzate per assumere gli infermieri di comunità o di famiglia, che dir si voglia, e il decreto prevede che vengano assunti 8 infermieri ogni 50.000 abitanti, che facendo un semplice calcolo basato sugli abitanti dell'Odigiano sarebbero 35 infermieri di famiglia che potrebbero essere immessi nella sanità territoriale. Poi queste risorse dovranno essere utilizzate anche per l'assunzione di personale per il servizio ADI, per l'assistenza domiciliare integrata, anche se qui il decreto non è chiaro, cioè non parla in maniera specifica di infermieri o medici, parla genericamente di personale per il servizio ADI. E poi queste risorse devono essere utilizzate anche per il potenziamento della rete territoriale dei medici di medicina generale. Per il riordino della rete ospedaliera invece vengono stanziate dal decreto qualcosa come 1.413 milioni euro. E di cui per la Lombardia, cioè la Lombardia dovrebbero essere finanziati 225 milioni erotti. E queste risorse sono finalizzate a diverse cose, ad incrementare i posti letto di terapia intensiva per arrivare a un rapporto tra posti letto e abitanti di 0,14 per 1.000 abitanti. Questi numeri vanno visti bene poi come verranno declinati nei territori e anche nell'Odigiano, perché se noi facciamo un semplice rapporto numerico fra quello che stabilisce il decreto e i 230.000 abitanti circa della provincia di Lodi più San Colombano all'Ambro, cioè il territorio della SST di Lodi, dovrebbero saltare fuori più di 30 posti letto in terapia intensiva, cioè si potrebbe passare dagli 11 posti letto pre-Covid a 30 posti letto. In realtà parrebbe non essere così, anzi sicuramente non sarà così, perché nella delibera regionale che è stata approvata qualche giorno fa si legge che la dotazione dei posti letto di terapia intensiva per tutta la Lombardia è una dotazione di 1.446 posti letto, di cui solo 17 sarebbero assegnati a Lodi, quindi 6 in più degli 11 pre-Covid, lasciando i 4 posti letto di terapia intensiva a Codogno, quelli che ci sono già, ed incrementando di soli 6 posti letto la terapia intensiva di Lodi. Poi le risorse per il riordino della rete ospedaliera devono essere utilizzate anche per incrementare i posti letto nelle terapie subintensive. Il numero per Lodi è 9, cioè la delibera regionale prevede che vengano implementati 9 posti letto di subintensiva a Lodi, cioè 9 posti letto nuovi, no? Siccome il decreto rilancio dice che di tutti i posti letto di subintensiva che verranno implementati su tutto il territorio nazionale, e almeno il 50% devono essere realizzati in modo tale che almeno il 50% debbano essere trasformati in posti di terapia intensiva immediatamente alla bisogna, per Lodi potrebbero voler dire altri 4-5 posti di posti letto in terapia intensiva, quindi passando da 17 a 21, 22, più gli altri che rimangono ovviamente di subintensiva.
Poi queste risorse del decreto rilancio dovranno essere spese anche per ristrutturare il pronto soccorso in modo da garantire il doppio percorso per pazienti Covid e pazienti no Covid, per ristrutturare i reparti Covid allestiti in emergenza in modo che siano strutturalmente pronti per intervenire in caso di pandemia, e una parte delle risorse deve essere utilizzata per l'assunzione di medici ed infermieri, quindi medici e infermieri ospedalieri in questo caso. Per la Lombardia la quota di riparto per quest'ultima voce di spesa, cioè assunzione di medici ed infermieri, è di 31 milioni e mezzo per il 2020, che dovranno diventare 43 milioni e 900 nel 21. Tutta questa riorganizzazione della rete ospedaliera poi dovrà essere realizzata attraverso un piano di intervento su quattro livelli di gravità, su cui però adesso non mi dilungo. La terza rivendicazione presente nella bozza di piattaforma del comitato, sono tutte rivendicazioni che poi ovviamente da stasera in poi dovranno essere integrate, no? E una delle motivazioni dell'assemblea di oggi è anche questa. La terza rivendicazione, dicevo, è la completa funzionalità degli ospedali lodigiani, anche quelli periferici. Per Codogno, per esempio, il comitato riafferma la necessità di un ospedale per acuti in grado di servire il territorio della bassa lodigiana, il che, come dicevo anche prima, non può prescindere dalla presenza del pronto soccorso e della terapia intensiva. Inoltre, si rivendica anche la riapertura del punto nascita ostetricia e della riabilitazione cardiologica. Per Casale riaffermiamo la necessità di un polo riabilitativo oncologico, con il mantenimento quindi delle macchie oncologiche, della radioterapia, il ritorno dei reparti spostati a Codogno, quindi riabilitazione specialistica, riabilitazione geriatrica, reparto subacuti, eccetera, eccetera. Inoltre si potrebbero valorizzare sia l'ospedale di Casale sia l'ospedale di Sant'Angelo sul modello Casa della Salute che utilizzato in altre regioni, però ovviamente per ora con le possibilità date dalla legislazione lombarda, cioè realizzando quelle strutture di integrazione fra ospedale e territorio che erano state previste dalla legge regionale del 2015, ma che non sono mai state realizzate o sono rimaste al palo, sviluppando per esempio tutte le potenzialità del POT di Sant'Angelo, del presidio ospedaliero territoriale di Sant'Angelo, ed aprendo per esempio un presidio sociosanitario territoriale nell'ospedale di Casale. Queste sono in sintesi le prime rivendicazioni. Poi rimane tutto aperto il problema e le rivendicazioni da scrivere, da fare per quanto riguarda le RSA. Lo accennava anche prima Silvana, nella nostra regione nelle case di riposo sono ospitati circa 60.000 anziani, di cui purtroppo 6.000 sono i dati ufficiali, se ne sono andati nel periodo Covid. Io ho provato in questo periodo a raccogliere dei dati, sono assolutamente ufficiosi, però poco più di 1.000 ospiti delle anziani delle 13 case di riposo dell'Lodigiano,
dai dati che ho avuto modo di raccogliere io, siamo più intorno al 25% di deceduti che non il dato ufficiale, che parrebbe essere intorno al 10%. Su questa situazione pesano evidenti responsabilità e ritardi del sistema regionale, che se negli ospedali, come è stato detto, si è fatto trovare impreparato ad affrontare la pandemia, ma questo è successo purtroppo anche in altre regioni, in altri paesi, nell'RSA il sistema lombardo ha fatto anche di peggio, con decisioni rivelatesi deleterie, come quella per esempio di ricoverare i pazienti Covid over 75 nell'RSA, piuttosto che lasciare a se stesse le strutture nel reperimento di mascherine ed altri dispositivi di protezione individuale, per non parlare delle dotazioni organiche che anche come organizzazioni sindacali da anni diciamo che le dotazioni organiche sono assolutamente insufficienti, e durante il periodo dell'emergenza si sono ulteriormente ridotte a causa della diffusione del contagio fra il personale. Ecco, io avrei finito il mio pezzo di redazione. Grazie. Grazie a te. Ora si è prenotato Gianni Grazioli. Ci sono. Bene. Allora, premesso che evidentemente condivido l'impianto e l'impostazione che è stata data a questo lavoro e la costruzione di una piattaforma, quindi una impostazione di carattere rivendicativo e vertenziale sui temi che stiamo affrontando. E su questo è in dubbio. Per la verità mi ero preparato con un argomento sull'RSA che tutti stiamo affrontando, perché è un problema assolutamente di rilievo, assolutamente serio, e che per ora è stato un pochino trascurato. Scusate, ma... Ah, sì, pardon, va bene. Non volevo neppure io, come diceva Giovanni, intervenire rispetto alla famigerata delibera di Regione Lombardia che chiedeva alle strutture di mettere a disposizione posti letto per pazienti Covid non gravi, pur sapendo che i pazienti dell'RSA erano i più esposti all'aggressione dell'infezione e per la loro condizione di anzianità in presenza di pluripatologie. Neppure volevo soffermarmi anche sulle strutture che hanno aderito a questa richiesta, tenuto conto che l'adesione a questa richiesta da parte delle strutture nasceva da visioni e considerazioni totalmente di carattere economicistico. Silvana prima diceva che all'RSA di Lodi ci sono 100 posti letto liberi, nessuna RSA è in grado di tenere un bilancio a fine anno perdendo mesi e mesi di copertura di posti letto, per cui le scelte fatte brutalmente, burocraticamente, sono state scelte legate all'esigenza di coprire i costi del bilancio. Questo per dire che nell'RSA è successo tutto l'identico e assoluto processo di definanziamento
di taglio dei servizi, di taglio del personale, eccetera, eccetera, che è stato nei confronti, è avvenuto nei confronti dei servizi sanitari. Guardando un po' alcuni ragionamenti, uno degli ultimi documenti usciti sull'RSA, per esempio in Regione Lombardia, ci dicono che il 92% delle strutture sanitarie, sono circa 700 in Regione Lombardia, il 92% sono private e solo l'8% risultano pubbliche. Il fatto che questo 92% sono private comporta uno spostamento della spesa dalla sanità pubblica verso le strutture delle case di riposo private molto forte, perché il finanziamento delle... Aspettate un attimo, Il finanziamento sostanzialmente delle strutture RSA è un finanziamento composto 50% di prestazioni di carattere sanitario e il 50% delle socioassistenziali, ma evidentemente questo era valido e valeva alcune decine di anni fa, quando il ricorso alle case di riposo era prevalentemente un servizio di carattere socioassistenziale, mentre ora la stragrande maggioranza degli ospiti delle case di riposo sono ospiti che sono molto più anziani di una volta, con pluripatologie, con cronicità molto pesanti, e quindi... Cosa succede? Probabilmente c'è un microfono. Chiudiamo. Chi non interviene tenga i microfoni chiusi, per favore. Vabbè, non importa. Proseguiamo. Quindi sostanzialmente la maggior parte della spesa delle RSA attuali è una spesa che fa riferimento all'assistenza sanitaria complessiva, perché la maggior parte di quelli che sono nelle case di riposo hanno un carico assistenziale tutto rivolto agli aspetti sanitari, da un lato. Dall'altro invece il personale è fortemente sbilanciato su operatori non medici e con pochi infermieri, perché il riferimento è al vecchio modello delle case di riposo. Allora, i ragionamenti che stanno facendo in questa fase qui rispetto all'RSA sono ragionamenti, lo si è visto anche nell'attività che sta facendo Medicina Democratica negli incontri sono avuti finora, che portano a fare delle scelte di carattere drastico, ma che si ritengono assolutamente necessarie. L'attuale struttura delle RSA è assolutamente inadeguata ed insufficiente, non solo alla presenza del Covid, ma già ad una presenza di carattere normale, per cui è evidente che la prima richiesta che si viene a fare è quella che le strutture dell'RSA debbano essere integrate nel Servizio Sanitario Nazionale. Diventano strutture gestite direttamente e così come tutte le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. L'altro ragionamento che si viene a fare è quello che fa riferimento al fatto che è evidente che questo
questa spinta delle strutture pubbliche, ormai tutte le strutture delle REA sono tutte private, distorce fortemente il settore, per cui il passaggio nel Servizio Sanitario Nazionale comporta anche la ripubblicizzazione delle strutture delle RSA. E questo a livello nazionale. A livello regionale, i parametri di accreditamento riferiti al personale sono assolutamente inadeguati e non consentono un'assistenza dignitosa. Il finanziamento regionale è bloccato da molti anni e la Regione Lombardia in modo particolare non tiene conto del peggioramento delle condizioni degli ospiti delle RSA, mentre a livello locale da sottolineare il fatto che il grande peso delle strutture sanitarie delle RSA oggi è sostenuto da un lato dei volontari e dall'altra dei parenti delle ospiti, perché il numero di personale, lo diceva Giovanni prima, ma è sotto gli occhi di tutti, è talmente sproporzionato rispetto alla necessità del settore da determinare condizioni assolutamente inaccettabili. A livello locale è opportuno che si tenti di prendere contatto con le RSA presenti. È un settore purtroppo nel quale non siamo molto, molto presenti e le conoscenze che abbiamo sono un po' limitate, ma è assolutamente necessario che tentiamo di fare una analisi per capire rispetto ai decessi che ci sono stati, se ci sono state attività di denuncia da parte di parenti degli ospiti o di iniziative di questo genere per dare un appoggio ai parenti qualora stiano lavorando su questo tema qui per tutelare e difendersi rispetto a quanto è avvenuto. Un'ultima cosa, poi chiudo. Era riferimento ad un altro aspetto che fa riferimento alle RSA e che è una vecchia battaglia che qualche anno fa veniva percorsa, perseguita ed oggi è stata piuttosto abbandonata. Frequentemente nelle domande di accesso alle strutture delle case di riposo è introdotta anche una clausola la quale obbliga i parenti dell'utente ricoverato a farsi carico del costo delle rette qualora la possibilità dell'utente non sia in condizione di farlo. Ecco, questa roba qui è una roba che è fuori legge, perché la legge su questo è assolutamente chiara, la quale dice che il carico della retta è a totale carico. Oh, madonna. Cosa succede? Non capisco. Vabbè, non ha importanza.
è a totale carico del singolo utente e non dei familiari, mentre tutte le case di riposo, credo tutte, ma moltissime case di riposo di questa natura qui, delle RSA, stanno operando delle grosse pressioni e impongono ed obbligano ai familiari degli ospiti il farsi carico di questo. Per cui anche questo è un altro elemento che dovrebbe essere affrontato e dovrà essere affrontato al pari della richiesta che la nostra pretesa di che dentro il settore sanitario, ma anche dell'RSA, il processo di partecipazione degli utenti, ma anche dei familiari, sia presente. Quindi il verificare che nelle case di riposo i comitati di partecipazione siano eletti siano partecipati adeguatamente è fondamentale, ma mi risulta che in molti casi si sta ragionando sul fatto che i comitati di partecipazione non siano limitati ai singoli parenti, ma abbiano anche degli aspetti di partecipazione, di presenza della cittadinanza locale che sta attorno alla casa di riposo, perché la casa di riposo non è solamente una struttura che fa riferimento ai singoli ospiti, ma è una struttura sociale del territorio la quale deve essere partecipata complessivamente. Chiudo. Va bene, allora c'è prenotato Niccolò con una domanda. Eccomi. Mi scuso se sono al buio perché mi è saltata la corrente, quindi posso rimettere la foto. Mi sentite intanto? Sì, sì, sì. Allora, la domanda è, mi scuso se magari Medicina Democratica l'ha già affrontata o se magari è una cosa che non so io e gli altri sanno. Ma arrivando al punto, c'è un'altra categoria che era in sospeso, che si è molto parlato all'inizio del Covid, che era quella dei medici. Cioè ci sono stati delle lauree record per far laureare i medici, i neomedici, i neodottori, che però non... diciamo che era una notizia frettolosa, perché chiaramente quei medici non potevano già essere operativi. E poi si è dimenticata di questa questione. Ora, magari non c'entra anche col territorio, ma è un po' più generale. Questa categoria può interessare per un eventuale dibattito? Seconda e ultima cosa, ho detto una domanda, in realtà erano due, ma è proprio la seconda e ho finito. Tra queste categorie, oltre a quella degli infermieri, che è stata vitale e importante, i volontari delle ambulanze, può essere considerata una categoria anch'essa in rischio, in difficoltà, sia dal punto di vista del Covid, anche per altre caratteristiche? Ecco, io solo queste domande avevo da fare. Mi scuso se non sono magari puntuali o precise, però credo che magari anche per chi, cioè, se ne poteva discutere. Ecco. Grazie a tutte, scusate. Benvengano le domande. Ora, immagino fosse rivolta a Muscolino. Dobbiamo decidere se dare la parola a Costantino Bolis e poi è prenotato Tonon, oppure se Muscolino intende rispondere alla domanda posta da Niccolò. Sì, se volete rubo proprio due secondi. Nel senso che, tutta la questione dei... diciamo dei lavoratori diretti sul campo, è ovvio che è stata più volte approfondita in Medicina Democratica, e su questo abbiamo
anche espresso chiaramente tutta una valutazione relativa al fatto che innanzitutto bisogna fare in modo che queste persone siano tutelate nei luoghi di lavoro, anche perché tutelando se stesso tutelano poi gli altri nel momento in cui intervengono. Vorrei aggiungere, oltre ovviamente alle categorie medici e infermieri, di cui tra l'altro faccio parte, anche gli altri lavoratori, non dimentichiamoci anche le persone che andavano e che vanno a pulire i vari reparti, che anche loro chiaramente si sono ammalate, ma come al solito sono quelle categorie, diciamo così, non tenute bene in considerazione. Per cui anche questo elemento chiaramente è stato più volte da noi evidenziato e sarà maggiormente ancora di più evidenziato nel futuro. Non si è sentito, Rita, almeno io non ho sentito. Il microfono Costantino, è prenotato Costantino Bolis. Sentite? Sì, adesso sì. Adesso sì, ma Costantino Bolis sembra di no. Allora diamo la parola a Franco Tonon. Poi è prenotato Lino Anelli. Grazie. Io ho solo una considerazione veloce. Che ho sentito questa sera un'analisi delle proposte che sono state fatte, molto interessanti e secondo me condivisibili. Questi contenuti però devono essere tutti messi insieme e credo che lo strumento migliore sia quello di fare dei gruppi di lavoro per poi dopo, in termini di tempo stretti, giungere a una piattaforma conclusiva di questo coordinamento territoriale. Tempi stretti perché sappiamo che comunque bene o male c'è il periodo delle ferie, perché non possiamo permetterci di ritrovarci in settembre e poi vedremo. I tempi sono stretti proprio perché il problema è molto importante, quindi credo che massimo 3 settimane noi dobbiamo avere una piattaforma per poi dopo fare una nuova riunione come questa o più estesa per lanciare questa piattaforma. Questa piattaforma che deve essere poi mandata alla TS, all'SST, deve essere mandata alla provincia e deve avere anche la capacità di coinvolgere i sindaci. Non dimentichiamo mai che i sindaci dovrebbero essere i primi rappresentanti della salute. Penso insieme a questo che l'analisi delle proposte vanno bene, però non bisogna lasciarle sulla carta oppure spedirle, poi dopo sono state spedite via. Noi dobbiamo avere la capacità di sviluppare sul territorio azioni di informazione pubblica, azioni di coinvolgimento della gente e insieme a queste iniziative di lotta capaci di attivare tutto quanto il nostro territorio. E per tutto il territorio io intendo le forze sociali, le forze politiche, le istituzioni, i cittadini, i lavoratori, ci sono rappresentanti del sindacato, quindi penso al grosso spazio che c'è di coinvolgere anche i lavoratori delle fabbriche. Tutti quanti devono essere coinvolti per, come già stato detto anche questa sera, cambiare lo stato attuale della sanità, facendo in modo che siano garantiti i servizi territoriali, che sia potenziata la struttura ospedaliera, cambiando cioè l'orientamento generale che ha prodotto tutti i danni e tutto il dissesto che la pandemia ha drammaticamente posto all'attenzione di tutti. Grazie. Nel frattempo Costantino Bolis, che prima non riusciva a attivare l'audio, è riuscito a risolvere il problema e quindi si prepari. Costantino?
Costantino, riesci a parlare? Allora, in attesa... Che, scusa, Rita, c'è qualcuno che può dargli una mano perché ha scritto che non riesce a farsi sentire. Sì. C'è qualcuno che può dare qualche indicazione tecnica? Il problema è che io non vedo neanche il microfono, cioè l'icona del microfono, perché sennò magari potevo aiutarlo. Vedo solo l'icona della videocamera chiusa. Per cui c'è qualcosa che non va nel suo... Temo nel suo, non so se è un computer o... Prova a guardarlo a tutto schermo. Se lui lo mette a tutto schermo, magari alla finestrina, mettendo tutto schermo vede anche tutti... Deve mettere sul microfono e poi fare chiama su internet. Io ho fatto così perché non vedevo, non sentivo e adesso sento. Ma se non vede il microfono può darsi che abbia la finestra piccolina e non sia posto bene. Se lui la allarga a tutta grandezza premendo sul quadratino in alto a destra, dovrebbe vedere tutti i comandi. Sì, in effetti è probabile. Se riesce Costantino a accedere a tutto schermo nella... premendo il quadrato in alto a destra, perché sennò io non posso fare nulla. Ma tra l'altro è interessante perché io vedo Costantino col microfono chiuso e io invece non vedo proprio il microfono. No, io vedo il microfono chiuso con la linea rossa, per cui è probabile che sia un problema. Mi dice Costantino che prova col cellulare adesso. Ha detto che prova col cellulare, ragazzi. Vediamo se riesce. Sì. Tanto andate avanti, date la parola a chi viene dopo. Sì, allora, infatti, direi a questo punto Giovanni Linonelli prima si era prenotato. Linonelli, ci sei? Ciao a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì. No, io a dire il vero mi sono collegato perché ero interessato ad ascoltare come evolveva la situazione sull'Odigiano e vedo che assomiglia molto alle dinamiche che anche noi a Piacenza, come coordinamento provinciale piacentino, stiamo affrontando. Noi abbiamo in più una scadenza estremamente urgente e pesante, che è quella del piano sociosanitario approvato a livello di ASL con la conferenza sociosanitaria piacentina, che di fatto prima del Covid, ma ancora adesso nella post-Covid, sta sostanzialmente teorizzando e portando avanti un depotenziamento della rete ospedaliera, un depotenziamento paradossalmente anche della medicina territoriale, tutta in nome di un obiettivo ambizioso che è quello della costruzione del nuovo ospedale di Piacenza, praticamente un modello tipo quello lombardo, un grande hub e poi tanti piccoli ospedali, tanti piccoli presidi sanitari alle dipendenze della grande hub, il che porta a una riduzione dei posti letto, una riduzione dell'organico complessivo a livello provinciale. Comunque questa è un po' la situazione, non sto adesso a dirla nei dettagli. Su questo stiamo elaborando una piattaforma. Il comitato che si è costituito vede l'adesione di diverse associazioni, da noi del gruppo di acquisto popolare di Piacenza, Lega Ambiente, Emergency, ad altri comitatini nati qua e là in difesa dei singoli presidi sanitari, e stiamo portando avanti una serie di incontri, di confronti con le unioni dei comuni, con quel poco che si è permesso anche con l'ASL. Noi riusciamo a parlare con la conferenza sociosanitaria per tutta una serie di ragioni. Stiamo tentando di interloquire con i sindacati, che però a Piacenza oggettivamente sono tutti schierati a favore del piano sociosanitario che la Regione e l'ASL di Piacenza stanno portando avanti. La cosa che però su cui stiamo impattando e che per certi versi giustifica l'urgenza di una messa in discussione
di questa riorganizzazione, penso che anche Lodi ci sia la stessa situazione, e a parte l'RSA, che è un discorso lungo, adesso non faccio, perché anche noi qui con l'RSA stiamo vivendo situazioni di smantellamento, di stato di sofferenza, di rischi di privatizzazione di quel poco di pubblico che c'era a riguardo. Oggi il problema principale che noi ci troviamo di fronte, cioè l'emergenza che rende evidente la necessità di riaprire il discorso sul piano sociosanitario, è l'enorme arretrato che si è andato ad accumulare per quanto riguarda le visite, per quanto riguarda gli esami, per quanto riguarda i ricoveri, eccetera, perché il Covid ha praticamente bloccato l'attività della rete ospedaliera. Paradossalmente si è creato un accumulo di ritardo spaventoso, ma va avanti intanto il processo di depotenziamento, con il risultato che la sanità privata, anche a Piacenza, sta cominciando a sfondare a livelli maggiori di quelli di prima. Quindi una situazione abbastanza simile a quello che in questi anni è successo in Lombardia e che dimostra come anche in Emilia Romagna la tendenza ormai sia quella di andare verso una riduzione degli investimenti in sanità e di apertura, diciamo, al discorso della sanità privata. La cosa però su cui stiamo ragionando da un po' di tempo è i limiti che noi abbiamo incontrato a fare un'iniziativa solo piacentina, perché è vero che abbiamo aperto delle interlocuzioni a livello locale, eccetera, ma in tutte queste interlocuzioni nasce il problema che tutto dipende dalle strategie della regione, che quindi l'autonomia dei sindaci è bassissima, che quindi l'autonomia della comunità sociosanitaria è condizionata dai vincoli che i piani regionali, che le scelte, le strategie regionali in materia di sanità propongono. Da questa riflessione abbiamo cominciato, utilizzando e partecipando alla rete nazionale che si è in questi mesi costituita, coordinata dal sito di Medicina Democratica, eccetera, abbiamo cercato contatti con altre realtà che in Emilia Romagna stanno portando avanti queste tematiche. Perché ormai è chiaro, su certe scelte di fondo, oltre alla vertenzialità locale, che è importante, perché senza questa non c'è mobilitazione, non c'è partecipazione, non c'è costruzione di obiettivi specifici legati al singolo e particolare territorio, però serve anche avere una vertenzialità regionale, perché in fin dei conti è la regione che poi definisce le linee guida, la distribuzione delle risorse e via dicendo. Noi proveremo adesso il 6, mi pare, di luglio, abbiamo questo primo appuntamento con quelli che siamo riusciti a contattare finora, per vedere di cominciare a ragionare in questa direzione. Però credo anche, come si diceva prima da altri interventi, che così come è importante, come dicevo adesso, il livello regionale, è importante anche questa battaglia, questo manifesto nazionale, perché la questione della sanità deve diventare appunto un elemento di urgenza da costruire, da far emergere, da fare crescere appunto come problema generale, come problema nazionale. L'unica informazione che mi premeva darvi era che a Castel San Giovanni c'è una casa di cura, l'Albesani, gruppo Azalea, gruppo pubblico, a cui si appoggiano molti anziani, molti malati che hanno bisogno di cure per la salute mentale, eccetera, anche dell'Odigiano. Proprio oggi, in una serie di incontri, abbiamo cominciato ad affrontare il problema che, essendo lo stress del periodo Covid, avendo questo stress creato un forte disavanzo nella gestione economica, nel bilancio di questa realtà, intanto si sta andando verso una riduzione di organici, che dovrebbe peggiorare quindi fra un po' la capacità di risposta di questa struttura, ma sta venendo fuori pesantemente anche la scelta, l'ipotesi per ora, di proporre una privatizzazione di questa struttura. Lo dico perché, visto che a Castel San Giovanni faremo fra poco una serie di iniziative, credo che questa cosa del gruppo Azalea, vista la stragrande maggioranza di persone di Lodi, Sant'Angelo, Codogno, eccetera, che sono lì ricoverate, potrebbe vedere anche una collaborazione tra noi del coordinamento piacentino e il coordinamento che si sta costituendo a Lodi. Finito. Bene, grazie Lino.
nel frattempo, visto che Costantino dovrebbe avere risolto il problema. Devi sbloccare come hai fatto prima, sì. Perfetto. Grazie. Mi sentite? Mi sentite? Sì? Scusate, sì. Tanto, niente, resto sicuramente nei 5 minuti come richiesto. Intanto vabbè, ringrazio Silvana Cesani in particolare che mi aveva invitato a partecipare a questo incontro. Penso che sia un'iniziativa lodevole, perché è giusto che partano anche delle proposte dalla società, diciamo, civile, dal basso, anche dal coordinamento, e grazie anche a Medicina Democratica, su una situazione che veramente è complessa e problematica. Io penso però che questa riunione ha sicuramente il limite in cui non si possono fare grossi ragionamenti, si può dare qualche spunto, e suggerisco eventualmente poi di fare dei gruppi di lavoro per parlarne approfonditamente dei problemi, perché in 5 minuti c'è il rischio anche di essere travisati su quello che si dice. Comunque, sinteticamente, il primo punto, io concordo tantissimo e penso che il problema della valorizzazione, di una maggiore valorizzazione, di una rinnovata valorizzazione delle problematiche sociali e territoriali rispetto alla visione solo ospedaliera, anche se sono un ospedaliero puro perché ho sempre fatto l'anestesista e faccio ancora anche l'anestesista, sia fondamentale. Non mi soffermo per cui a rimarcare questo concetto, e penso che anche su questo ci sono tante possibilità nuove che, studiando bene il territorio, si possono applicare e che già sono sperimentate in altre realtà, per far sì che la medicina territoriale e i medici di famiglia insieme, collegati poi anche con l'ospedale, abbiano il ruolo che merita e che è stato, diciamo, in questi anni distrutto da riforme deleterie della regione Lombardia di separazione tra ospedale e territorio. Comunque questo è il primo punto. Sul secondo punto, sul problema degli ospedali, e soprattutto entrando un po' concretamente nella nostra realtà, mentre condivido l'analisi della situazione attuale, che di estrema precarietà, che ha fatto Bricchi, nel senso che ha detto giustamente l'ospedale di Lodi sta funzionando a metà e non di più. Purtroppo qui ci sono anche delle colpe nella ripresa, che dovrebbe essere molto più rapida. Non so i freni da che cosa vengono, perché non sono più dentro in modo particolare. Però sicuramente bisognava riprendere più velocemente per rispondere alle esigenze dei cittadini. Allora, poi c'è il problema dell'analisi fatta degli altri ospedali, Casale chiuso, Codogno che sta funzionando soprattutto per quanto riguarda la parte chirurgica al 20%, e Sant'Angelo che sta funzionando con le criticità di sempre, nel senso che ci sono reparti per acuti in un ospedale che per acuti non è. Allora, mentre dicevo condivido quello che è stato l'analisi, ecco, non sono d'accordo su molte cose che ho letto, che anche stasera sono emerse o stanno emergendo sulle proposte. Le proposte devono essere proposte che devono essere praticabili, perché, come si dice in dialetto, lo dico in italiano, comunque la carta prende tutto, però poi la realtà è un'altra. E in questo momento riproporre alcune cose anche sull'ospedale di Codogno e via, cioè non ha nessun senso. E anche riprendere la stessa situazione di prima all'ospedale di Casale non ha nessun senso. Mi spiace, perché ci sono anche colleghi e amici che sono presenti in questa riunione, che sono dentro e negli ospedali, lo sanno qual è la situazione. Basta parlare con i medici, basta parlare con chi è sul campo tutti i giorni. A Codogno, per esempio, faccio un esempio, mentre è a Casale, a Sant'Angelo, mentre i letti di medicina generale di riabilitazione devono essere incrementati, non sono sufficienti, insistere continuamente di voler aumentare o riproporre dei letti chirurgici, di specialità chirurgiche che non ha senso riproporre, è sbagliato. Mi riferisco per esempio all'ostetrice. L'ostetrice è stata giustamente chiusa all'ospedale di Codogno. Io faccio parte della commissione sulle morti materne della Regione Lombardia e dell'Istituto Superiore di Sanità. Se volete far partorire voi i vostri nipotini, io ormai ho i nipoti, i figli sono grandi, in ospedali dove ci sono pediatri gettonisti che non hanno mai visto un neonato, anestesisti che non hanno mai intubato un neonato di notte, questo qui fatelo pure. Io non firmerò nessun documento dove si proporre e non aderirò a nessuna proposta dove si proporre una riapertura di ostetrici che sono pericolose. Questo non vuol dire invece che la ginecologia, per esempio per quanto riguarda una day week surgery, non possa operare tranquillamente a Codogno, come potrebbero operare a Codogno altre specialità
che non richiedono grosse presenze multidisciplinari. Per cui, ecco, allora, sull'ospedale di Codogno in questo momento si stanno facendo due salette alla settimana, non sale operatorie, due salette alla settimana. Penso che, senza essere aziendalisti, anche il mio amico Migliorini, che sta ascoltando la sollecitudo, non la farebbe funzionare a fare quattro fotocopie al giorno. Per cui, ecco, due salette alla settimana sono improponibili. L'ortopedia a Codogno ha un senso, il problema è che non ci sono gli ortopedici. Non ci sono gli ortopedici, per cui non sono neanche sufficienti per fare l'ordine. Per cui, ecco, qui c'è un problema grosso. Non ci sono gli specialisti, ma non quelli che si sono appena laureati, che ci sono, anch'io sono stato appena laureato con tanto entusiasmo e che ce l'ho ancora, ma quelli che sanno operare. Quelli che sanno operare, gli specialisti, fatti e finiti, non ce ne sono. Questo dappertutto. Domani mattina io devo andare a fare una sala operatoria a Cernusco su Naviglio per l'azienda di Melegnano in struttura pubblica. Come libero professionista vado, perché sono in pensione, faccio un paio di settimane. Se non vado io, domani mattina la sala operatoria non si apre. Per cui questa è la realtà. Poi possiamo scrivere che facciamo tutto quello che vogliamo. Lo stesso discorso vale, e cambio un attimo, sul problema di riportare a Casal Pusterlengo oncologia e medicina, non riabilitazione, medicina. Per far cosa? Per lasciarlo in un ospedale dove di notte non c'è un minimo di assistenza specialistica in caso succeda un'emergenza per un paziente acuto? No, è chiaro che questa è un'altra proposta che, per esempio, ha poco senso. Però non mi dilungo, penso che su queste cose, se volete, ci possiamo trovare intorno a un tavolo, ne possiamo parlare, ma quello che deve emergere devono essere proposte concrete e realizzabili da sottoporre purtroppo a della gente che continua a venire, cambiare, e che adesso ci metteranno altri 8 mesi a capire, come ho scritto anche sul Cittadino, soltanto come è fatto il territorio. Noi, se vogliamo, possiamo dare una mano da questo punto di vista, però dobbiamo essere poi concreti e con proposte praticabili. Anche sui letti della terapia intensiva, scusate, su questo almeno, vabbè, ho sempre fatto l'anestesista rianimatore, perché ho aperto io la rianimazione di Codogno, non è che l'hanno aperta, è che l'ha aperta qualcun altro. Per cui dico questo, che 11 letti forse sono pochi in Lodigiano di terapia intensiva, forse, perché adesso, oggi c'è dentro un paziente a Codogno e 4 a Lodi, per cui 11 letti sono pochi, ma proporre 32 letti di terapia intensiva è una follia nel Lodigiano che non sta nel cielo né in terra. Di rianimazione sto dicendo, è una follia che non sta nel cielo né in terra. Non so poi chi ricorrerebbe questi pazienti, perché bisogna essere anche capaci di curarli. Come ha detto il professor Gattinoni, un letto non è un computer e un ventilatore, un letto di rianimazione, è un'altra cosa. Niente, io mi fermo qua. Ho cercato di essere anche un pochino così frizzante, perché penso che, però ripeto, in 5 minuti c'è il rischio di essere travisati, di lanciare messaggi che poi vengono ripresi in modo sbagliato. La mia proposta è che si possa parlarne in modo approfondito, magari in qualche tavolo, e magari anche non col computer che si fa la fatica bestia, ma se è possibile anche a voce. Comunque grazie tantissimo dell'iniziativa. Bene, allora accogliamo questa richiesta, e siccome ci sono 4 ancora interventi, chiederei di stare nei tempi, quindi do la parola ora a Giovanni Barin dell'Associazione Genitore Tosti. Eccomi, grazie per l'invito. L'associazione che rappresento si occupa di persone con disabilità, e anche questo tema delle persone con disabilità è stato uno di quelli che è arrivato per ultimi. Tuttora le persone con disabilità sono ancora in grave difficoltà. Sul tema dell'ospedale volevo proporre una, poi magari rientrare in un tavolo di lavoro, vedere un po' come gestire la situazione, per l'accessibilità delle persone con disabilità negli ospedali, problematico già in epoca ante-emergenza, ma diventata drammatica durante l'emergenza. Abbiamo famiglie che hanno dovuto far fare il tampone a
bambini, ragazzini, magari con disabilità gravissima, con paralisi, insomma, un conto è fare una persona cosiddetta normodotata, un altro paio di maniche a una persona con disabilità. L'accessibilità a tutte le disabilità, che non è una, ma non è solo una disabilità fisica, pensiamo a quelle sensoriali, quelle intellettive, cognitive, percettive, è un tema delicato. Ci sono alcune aziende ospedaliere che hanno adottato dei protocolli, bisognerebbe avere questa base condivisa in tutti gli ospedali del territorio. Mi fermo qui perché poi l'argomento sarebbe enormemente vasto, però invito semmai a riflettere e lavorare anche su questo aspetto. Grazie. Grazie. Greta Sacchi e poi si prepara Francesca Di Bella. Sì, allora, quello che ci stiamo chiedendo appunto come gruppo è una cosa che parte proprio dal quotidiano, nel senso che abbiamo seguito il discorso sul potenziamento delle strutture sanitarie pubbliche, sul reinvestire soldi nel pubblico e sono tutte comunque cose per cui noi ci troviamo d'accordo, però anche seguendo Agnoletto durante le sue rubriche sulla vita popolare e sulla sanità, quello che emerge è che per limitare anche il numero di contagi e mapparli è molto importante fare più tamponi possibile. Quindi io volevo chiedere, noi o comunque come comitato, che proposte, che strategie possiamo proporre per appunto fare più tamponi possibili, come investire sui tamponi e soprattutto finito il Covid anche io sono dovuta andare a fare degli esami del sangue e ho avuto il dubbio di fare un test sierologico perché comunque durante questa quarantena ho avuto 2-3 giorni di febbre che era da tantissimo tempo che non avevo avuto e quindi ho avuto il dubbio di aver potuto aver preso il Covid a mia insaputa. Quando ho saputo la cifra, insomma, ho detto non è poco e non me la sono sentita di farlo. Quindi io quello che chiedo è, uno, come poter sviluppare, che strategia sviluppare per verificare quante più persone possono essere contagiate o sono contagiate, quindi attraverso l'uso di tamponi, che se ne continua a parlare, ma una vera strategia in Lombardia non c'è. Due, come comunque non permettere che tamponi e test siano fatti solamente da persone che possono permetterselo, perché noi ci dimentichiamo che tantissime persone non possono pagarsele, non solamente chi ha un lavoro precario, ma anche persone che vivono per strada, stranieri che non hanno potenzialmente, che non hanno permesso di soggiorno e che comunque potenzialmente possono essere loro stessi dei veicoli del virus, tossicodipendenti e tante altre persone che vivono comunque ai margini della società e che vengono dimenticati nella stragrande maggioranza dei casi. Però non sono invisibili perché comunque, come vediamo ogni giorno, anche il numero dei poveri in Italia aumenta sempre di più. Quindi torniamo sempre allo stesso discorso, chi ha i soldi può pagare, può pagarsi le cure, chi non ha i soldi non può farlo, però questa decisione compromette anche la salute di tutti e quindi anche, ripeto, persone che non possono permettersi i tamponi o i test possono essere un veicolo di contagio. È brutto vederlo così, ma effettivamente questa è la verità, è la realtà. Quindi come piano di azione direi di anche pensare questa cosa e di inserirlo non solamente nel potenziamento della sanità pubblica, ma inserire anche una strategia per contenere il contagio, ma fare contagio sia appunto di persone che possono permetterselo, ma soprattutto alla stragrande maggioranza di quelle persone che non possono permetterselo. E ho chiuso. Grazie, Francesca Di Bella. Francesca Di Bella ha chiesto di intervenire. Ci sei?
Tutti sì, mi vedete? Sono messa da parte che se non mi vedete non vi perdete niente, va bene così. No, allora intanto ringrazio il comitato per aver, a nome della CGIL, per averci coinvolti. Siamo contenti di poter intervenire, di esserci, perché certamente il problema e l'argomento relativo alla salute e alla sicurezza dei lavoratori ci preme in maniera particolare. E d'altra parte la CGIL, sia come confederazione, sia in modo specifico nella categoria funzione pubblica, è, come dire, direttamente coinvolta, ha già fatto delle proposte, ha già fatto delle iniziative, quindi già si muove su questi temi. La Cesani, per esempio, all'inizio parlava dei protocolli, no? Per la sicurezza dei lavoratori. Siamo d'accordissimo, tant'è vero che i protocolli oggi si sottoscrivono proprio su impulso delle organizzazioni sindacali e ne abbiamo sottoscritti diversi in diversi posti di lavoro. Chiaramente non è sufficiente sottoscrivere protocolli, è necessario poi anche un lavoro continuo di monitoraggio e di controllo sui posti di lavoro. È necessario quindi il coinvolgimento degli RLS, tant'è vero che abbiamo organizzato anche dei corsi destinati agli RLS, perché il tema della sicurezza ci interessa e ci interessava anche prima, perché abbiamo cominciato un lavoro già dall'anno scorso ed ovviamente lo abbiamo proseguito oggi dopo l'emergenza Covid, proprio al fine di preparare gli RLS a portare avanti un discorso di prevenzione vera sui posti di lavoro. E la CGIL è ovviamente stata coinvolta anche durante il lockdown rispetto alle problematiche dei luoghi di lavoro e in modo particolare delle RSA che abbiamo seguito e direttamente, e degli ospedali, dei luoghi di cura. Ed è stato davvero impegnativo assistere, seguire e cercare di intervenire per tutelare gli operatori, oltre che chi veniva curato e gli ospiti delle RSA. Abbiamo anche chiesto l'intervento della prefettura proprio per garantire il rispetto della tutela dei lavoratori e degli ospiti nelle RSA. È già stato detto, lo ripeto, i DPI non sono stati per esempio diffusi subito. Le RSA si sono difese dicendo ma noi non li avevamo, ad esempio, quindi è stato davvero un problema, è stato davvero drammatico seguire i periodi di massima diffusione del Covid e vedere operatori sanitari che affrontavano questo momento di crisi a mani nude. I temi trattati nella piattaforma sono temi che sicuramente ci coinvolgono, perché CGIL e CISL e UIL hanno organizzato anche delle iniziative importanti sotto il Palazzo della Regione rispetto al discorso appunto delle RSA, rispetto al discorso della riforma sanitaria e della necessità di spezzare, come dire, l'asse ospedalocentrico dell'assetto sanitario e di implementare, arricchire la medicina di territorio. E si è parlato anche della solitudine, dell'abbandono dei medici di base, è un'altra questione che deve essere assolutamente trattata per i medici e per la popolazione, anche proprio in termini di prevenzione. Proprio rispetto al discorso della prevenzione mi riaggancio a quello che diceva Greta, che è intervenuta prima di me, no? Rispetto al discorso dei tamponi, visto che aspettiamo l'arrivo della seconda ondata, il discorso della prevenzione, la diffusione dei tamponi per noi dovrebbe essere assolutamente prioritaria. Per quello che riguarda, mi riaggancio ancora al discorso degli ospedali, l'impostazione degli ospedali sul territorio, si è espresso bene, Brichi ci ha spiegato molto bene come CGIL, e stiamo cercando di coinvolgere anche CISL e UIL unitariamente, chiederemo un incontro al direttore della SST proprio per capire
quali sono i progetti generali rispetto agli aspetti relativi agli ospedali sul territorio di Lodi. Come organizzazione sindacale riteniamo anche che sia fondamentale sostenere la questione sindacale che sta dietro il discorso sanità, perché noi parliamo di rapporti pubblico-privato, del fatto che negli anni, ed è vero, le risorse sono state via via spostate sempre di più dal pubblico verso il privato, ma non dobbiamo dimenticare che esiste anche una questione sindacale relativamente a chi lavora negli ospedali, nei luoghi di cura. Per cui, come dire, negli anni abbiamo visto impoverire anche il numero degli operatori e noi da anni chiediamo che venga rilanciato anche in termini occupazionali, di forza lavoro, il settore della sanità. Riteniamo inoltre che una piattaforma sulla sanità non possa dimenticare anche una questione relativa alla salute del lavoro. Sono partita parlando di corsi destinati agli RLS, l'importanza della sicurezza, c'è tutto un discorso legato alla salute dei lavoratori, le malattie professionali, ad esempio, che io ritengo debba essere considerato. Oggi parliamo di Covid, per cui andare a lavorare significa esporsi al rischio di ammalarsi di Covid, ma esistono molte altre malattie legate alla propria professione, no? Nonché il benessere psicologico del lavoratore. Non credo che sia importante, come dire, inserire anche questo tema. E poi ritengo che abbia toccato un punto importante che è intervenuto prima ancora di Greta quando parlava di gruppi di lavoro. Sì, forse i gruppi di lavoro consentirebbero una maggiore partecipazione, consentirebbero di mettere a fuoco una serie di questioni, di arricchire in maniera costruttiva la piattaforma e magari si potrebbe creare una piattaforma così con dei punti focali fondamentali e un documento in cui inseriamo tutte le questioni che invece ci interessano davvero. D'altronde questa sera sono uscite veramente tanti temi, la disabilità ad esempio, ho ascoltato tutti gli interventi con grande interesse perché ciascuno attraverso la propria storia, attraverso il proprio vissuto, ha potuto portare qualcosa di sé. Quindi ringrazio ancora a nome della CGIL di questo invito perché personalmente è stato interessante e come CGIL siamo certamente interessati anche ad incontrare i rappresentanti del comitato. Chiudo, grazie. Grazie a te Francesca. Ora è prenotato Emiliano. Sì, mi sentite? Sì. Ok, allora io volevo, sono un infermiere, lavoro all'ospedale di Merignano, sono il coordinatore della CGIL aziendale e vabbè, ringrazio Enrico per l'invito che mi ha fatto a questa riunione istitutiva del comitato. Volevo semplicemente fare due osservazioni nel merito delle cose che ho letto nella piattaforma istitutiva, cioè nel volantino che mi è stato girato. E la prima cosa è che penso che perché gli ospedali pubblici restano in questo momento a basso regime? Restano a basso regime perché Regione Lombardia ritiene, per esempio, il presidio di Vizzolo della SST Melegnano e Martesana rimane a basso regime perché loro ritengono che debba rimanere a disposizione per una seconda ondata. Questa cosa succede, penso come dicevano altri, ho sentito anche per quanto riguarda l'ospedale di Lodi, anche a Vizzolo praticamente l'attività chirurgica è ridotta alle urgenze e l'attività ordinaria è stata spostata sul presidio di Melzo. Tutto questo quando intorno invece i grandi poli, cioè i poli privati, hanno ripreso la loro attività al 100%. Quindi uno dei problemi che ci stiamo ponendo noi
dentro gli ospedali, sia dal punto di vista sindacale, ma anche con un'ottica che ha sempre avuto la CGIL, che è quella confederale, riguardo ai cittadini, è quella che cosa saranno gli ospedali post-Covid pubblici. Gli ospedali pubblici post-Covid, cosa saranno? Non si sa. Cioè, tra l'altro, adesso, tra poco, le ASST dovranno stendere un documento di pianificazione che si chiama POAS, dove dentro si progetta e si dice come si sviluppa la SST nei prossimi 3 anni. Questo qui è un documento che va sorvegliato e che va monitorato con grande attenzione, secondo me. Io sono molto d'accordo sia con l'intervento di Costantino che con quello di Greta. Cioè, ritengo che la porzione del documento che parla di potenziamento di, cioè, di potenziamento dell'ospedale di Codogno, piuttosto che queste battaglie qua, sono battaglie di retroguardia. Cioè, bisogna fare un, cioè, io queste cose qua io le ho fatte con gli ospedali piccoli della mia SST, Gorgonzola, Vaprio, 15 anni fa, e le abbiamo costantemente perse. Quei luoghi, come diceva Costantino, sono pericolosi per i cittadini. Allora, un comitato per la difesa della salute pubblica che affronta le questioni anche dal punto di non può non affrontare queste questioni anche dal punto di vista scientifico. Non possiamo correre dietro, cioè, diciamo, a la sanità che c'era nel 97 non esiste più, è completamente cambiata. La destra, il governo, ha trasformato questa cosa che è, e Covid in un qualche modo ha fatto vedere a un po' più di persone le cose che noi abbiamo combattuto per 20 anni. Però oggi non si può ripartire come se fossimo nel 97. Bisogna fare dei ragionamenti diversi e secondo me cioè, il capitolo del documento che dice potenziamento delle strutture ospedaliere, io lo cancellerei, perché esistono dei modelli di assistenza territoriale vincente su cui si potrebbero fare delle battaglie politiche. Il problema qual è in Lombardia, secondo me? Che io, per esempio, ho nella mia ASST il direttore sociosanitario che è uno del PD. Quindi il Partito Democratico, dentro in questi anni, ha di fatto, voi avete avuto qua a Lodi un direttore che era del PD un po' di anni fa, nella azienda ospedaliera lodigiana, quando si chiamava ancora così, non era ancora ASST. Questo perché? Perché in Lombardia questa formazione ha di fatto avvallato queste riforme. Quindi bisogna, attraverso anche comitati come questo, coordinati ad un livello più alto, eccetera, avviare nella nostra regione una battaglia politica di grande portata. Cioè, secondo me sono questioni di retroguardia Casal Pusterlengo e Codogno. Cioè, non si va da nessuna parte. L'altra questione è importantissima: se dovesse arrivare una seconda ondata, bisognerebbe essere in grado di fare tamponi e sierologici in grande quantità. Chi ha fatto questo, chi ha curato le persone prima sul territorio senza farle arrivare negli ospedali, ha vinto. Per certi versi, il Veneto ci ha insegnato da questo punto di vista. Per cui, non lo so, vedo che ho finito i miei 5 minuti. Comunque, spero si possa continuare a discutere di queste cose. Vi ringrazio.
Grazie. Adesso prende la parola Michelino. Michelino, ci sei? Michelino? Michelino? Va bene. Okay, ho sbloccato, non riuscivo. Scusate. Prego. Non riuscivo a sbloccare il microfono. Intanto saluto Emiliano che è appena intervenuto, che io conosco da tanto tempo. Ciao Michelino. Ciao, e non ragionava così quando eravamo in altri momenti. Io cerco di tenere 5 minuti perché ho sentito tante cose, sono molto contento di quello che ho sentito. Io non agisco direttamente sul territorio lodigiano, non abito a Milano, sono di provenienza lodigiana. Sono stato coinvolto in questi giorni anche da questa iniziativa che è cresciuta a Casal Buttarlengo sulla questione della difesa dell'ospedale di Casal Buttarlengo, e ho cercato di essere cerniera con questo comitato che sta nascendo, ma soprattutto con il lavoro che ha fatto Medicina Democratica in questo tempo legato alla battaglia e al disastro che c'è stato in questa regione, soprattutto in questa regione, ma abbiamo visto cosa è successo anche da altre parti. E da questo punto di vista qui la battaglia, insomma, è una battaglia che Medicina Democratica si è assunta in rapporto a una richiesta che è stata fatta da parecchi comitati, che era legata a una preoccupazione enorme, che era questa questione del contagio di ritorno, ma soprattutto il fatto che in questa regione la medicina, l'ospedale, cioè così come la salute è stata messa ai lati, e soprattutto il sistema sanitario è stato proprio, insomma, l'abbiamo visto tutti sciogliersi come neve al sole di fronte a questa emergenza, che è un'emergenza che potrebbe rappresentarsi nei prossimi anni in rapporto a tutto quello che avviene nel mondo, ma soprattutto agli allevamenti che abbiamo sotto casa, eccetera, potrebbe verificarsi ulteriormente. Allora io credo che valga valga la pena di spendersi dentro a una battaglia di carattere di rovesciamento di questa situazione qui, di rovesciamento di questa condizione, riportando la questione non al sistema sanitario, ma sul fatto che la sanità è un diritto di tutti in questo paese, in questa regione, e che va ripresa così come è stata fatta nella grande battaglia sulla questione della creazione del sistema sanitario. E così come l'abbiamo visto. Ora, noi abbiamo vissuto con tutti questi anni, lo ricorda Emiliano, ai processi di privatizzazione, e questi processi di privatizzazione sono stati quei processi che portavano i padroni di Luna Rossa ad acquisire ospedali privati, perché nella sussunzione, da questo punto di vista qui, della possibilità di fare profitti, utilizzavano la salute in combutta con il celeste e con quella banda che io non lo dico io, l'ha detto la magistratura, era una banda di farabutti. Addirittura costruivano, non c'è bisogno insomma di star qui a dire o a ricordare che costruivano operazioni di organi solo per fare i soldi. Credo che basta questo come elemento di sintesi. Ora io credo che i contenuti vadano ripresi dentro una logica di rovesciamento del tavolo. Io sono d'accordo anch'io sulla questione di quanto diceva Costantino, che bisogna essere realisti. Ma se tu sei realista in questo momento, in una condizione di questo tipo, come siamo stati, e sulle cose che abbiamo visti, la condizione non può che peggiorare. Ora io credo, per esempio, io a Milano agisco
dentro al Comitato per la Salute e per la Difesa del San Carlo e del San Paolo, che vogliono ridurre, che volevano chiudere per farne uno con, per farne uno solo che è un altro ospedale che praticamente portava a perdere 300 posti nella zona sud-ovest. E questa battaglia in questo momento l'abbiamo portata a casa perché non se ne parla più. Forse sarà per la questione della crisi che si è effettuata, eccetera, eccetera. Ora, quindi, da questo punto di vista, se la battaglia, e poi abbiamo messo le mani e siamo andati dentro anche negli ospedali, perché il Comitato ha in sé anche lavoratori di ospedali che ragionano in modo molto diverso, ci portano il ricatto che hanno sul fatto di non poter esprimere il dissenso sulle questioni su cui non sono d'accordo perché vengono richiamate all'ordine, e questo è un problema del sindacato che dovrebbe occuparci. Io credo che anche il sindacato abbia avuto un arretramento in questi anni su delle battaglie che non era possibile vincere, che non era possibile rimettere in piedi sulla questione di rovesciare le cose così come stavano andando. Credo che da questo punto di vista qui il ragionamento vada impostato totalmente in modo diverso. Il lavoro fatto, e se leggete il manifesto di Medicina Democratica fatto da eminenti personaggi dentro alla sanità, ma anche da comitati che sono stati sul territorio in questi anni contro l'amianto, per la salute dei posti di lavoro, eccetera, eccetera, hanno costruito un documento che, se coniugato e riportato, no, nei territori, permette e può permettere la ripresa di una battaglia di rovesciamento delle cose. Chiudo qui, non mi dilungo. Se il comportamento è questo, vuol dire allora questo che è mobilitazione. Non vuol dire solo ed esclusivamente vedere le questioni così come venivano poste dal CUP, ma vuol dire che oggi vanno poste le questioni della salute così come sono dentro la Costituzione. Perché oggi, e poi nello Gigiano, ricordiamoci sempre, Medicina Democratica e Macacare, Codogno, sono la stessa cosa, bisogna riprendere quelle questioni per ripartire. Credo che voi e noi, no, credo che noi possiamo dare un grosso contributo se le questioni le postiamo in questi termini. Voglio solo capire se non ho parlato in vano, perché non ho nessun riferimento nel capire se mi avete ascoltato, insomma, se ho potuto esprimermi. Chiaro. Sì, grazie Michelino. Io non ho però nessun altro intervento prenotato ora, per cui se qualcuno intende pensarci un attimino, fare osservazioni, dare risposte. Nessun feedback. Direi che possiamo allora arrivare a concludere. Lascio ancora qualche minuto perché magari qualcuno all'ultimo momento. Allora, se nessuno si fa avanti, direi alcune cose. Sì? No, un secondo.
No, mi sembra che dal dibattito siano emersi dei punti interessanti e anche nuovi rispetto all'impostazione del lavoro che è stato dato. Non so, mi sembra che se fai le conclusioni varrebbe la pena di sottolineare alcune questioni che non erano presenti. Non so, a me ha colpito l'intervento di Bolis, ovviamente, perché ha messo in evidenza dei dati che sono frutto di un ragionamento che è stato fatto anche in più occasioni, ma che rispetto alla questione del coronavirus pongono delle domande importanti. Insomma, questa questione è importante. Come mi ha colpito molto la questione di posta da Emiliano, mi pare che si chiami, per dire, ci sono esperienze importanti, innovative di servizi territoriali che possono in qualche modo essere alternativi agli ospedali. E quindi, ad esempio, la famosa Casa della Salute come modello di riferimento di servizi territoriali, l'impostazione della medicina di iniziativa, la medicina di cure primarie, eccetera, eccetera, sono tutti temi che sicuramente devono trovare approfondimento da parte nostra per poter dire facciamo una proposta operativa concreta. Sono questioni che, come dicevo all'inizio nel mio intervento, di un medio respiro, no? Nel senso che dobbiamo prepararci, affrontare bene questa cosa. Noi abbiamo anche però l'esigenza di puntare soprattutto fare un lavoro da qui all'autunno perché non succeda il casino che è successo con la pandemia. Quindi io farei, sicuramente sottolineerei due momenti di lavoro importanti. Uno, concentrarsi sull'immediato, perché se in autunno succede di nuovo il Covid, cosa dobbiamo chiedere e cosa dobbiamo fare, perché non basta chiedere, bisognerà anche mettersi in campo, stare nelle piazze, chiedere gli incontri con i livelli istituzionali, coinvolgere i sindaci, perché i sindaci sono i referenti della salute, insomma, della salute dei cittadini. Cioè dobbiamo creare movimento. Mi concentrerei sull'immediato di fare delle proposte concrete per affrontare il tema della pandemia, ma intanto vorrei partire anche un ragionamento di conoscenza e di confronto su che cosa vogliamo fare rispetto ai servizi territoriali e che cosa dobbiamo fare rispetto alla rete ospedaliera del territorio. Questa cosa che abbiamo scritto nella piattaforma, che dobbiamo avere un presidio Covid attrezzato se dovesse succedere ancora una pandemia, non è uno scherzo. Questa nostra proposta deve essere approfondita e deve essere sviluppata concretamente, perché noi non possiamo più pensare che le persone stiano a casa telefonando e non lasciate completamente da sole e non avendo nessuna possibilità di essere ascoltate né dai medici, né dagli infermieri, né dagli specialisti, né dalla TS, cioè nessuno che dà risposta. Ecco, noi dobbiamo formulare delle proposte da questo punto di vista. Qualcun altro? Allora, mi sembra che l'intervento di Silvana si possa ritenere conclusivo, riassuntivo e abbia anche messo in evidenza degli aspetti di problematicità da riprendere senz'altro. Le mie non volevano essere comunque conclusioni sulla base dei contenuti delle relazioni e degli interventi, che peraltro reputo
preziosi tutti per il bagaglio esperienziale e vertenziale che esprimono. Ma vorrei chiudere questa assemblea riprendendo alcune proposte di carattere operativo e organizzativo che possiamo comunque assumere. Mentre per le domande rimaste in sospeso, propongo di riprenderle senz'altro nel gruppo di lavoro. Io leggo in chat che ci sono disponibilità ad entrare nel gruppo di lavoro e quindi bisognerebbe calendarizzare in qualche modo, proprio perché veniva sottolineata l'urgenza per non rischiare di trovarci impreparati. A livello territoriale, dal punto di vista organizzativo e della tempistica, per proseguire con l'attività che è opportuno che il coordinamento territoriale lodigiano sia considerato, formalizzato direi, questa sera e che si riunisca in un'assemblea plenaria magari a fine luglio. Questo per provare la piattaforma definitiva con le integrazioni indicate negli interventi e nel frattempo il gruppo di lavoro aperto alla partecipazione delle persone interessate, potrà ultimare. Ora, è necessario quindi costruire questo gruppo di lavoro a partecipazione aperta con il compito di approfondire le tematiche abbozzate, gli aspetti trattati, quelli anche ripresi da Silvana nell'intervento conclusivo e per mettere già in calendario alcune date. Si potrebbe già ipotizzare come prima data giovedì 9 luglio, quindi giovedì prossimo, alle 20:30, sempre attraverso Zoom, attraverso questa piattaforma. Direi che queste sono un po' le cose. Naturalmente ricordo che nel frattempo il collegamento con il Coordinamento Nazionale per il Diritto alla Salute rimane. Chiedo che ci si pronunci sulla data del gruppo di lavoro e che le disponibilità vengano inoltrate. Non lo so se Silvana è disponibile a raccogliere attraverso le mail queste disponibilità, oppure se qualcun altro si presta a questo. Scusa Rita, io vorrei rilanciare la data. Io il 9 non posso, se c'è la possibilità dell'8. Vediamo, però non è un problema, assolutamente. Per me va bene, bisognerebbe un po' vedere, perché adesso siamo in 39. Se la partecipazione rimane consistente, non si può chiedere a tutti e 39 le date, cioè una data che vada bene per tutti. Io mi auguro che la partecipazione sia ampia anche al gruppo di lavoro, anche se solitamente è più snello. Ma va benissimo, essendo a partecipazione aperta, va benissimo che sia aperta e allargata. Direi che ci si può comunque esprimere sull'8 o sul 9,
Per me va bene, vanno bene entrambe le date. Va bene l'8 per me. Sì, anch'io avrei più difficoltà il 9, ci terrei a far parte del gruppo di lavoro, sono Bosani. Quindi l'8 sarebbe meglio. Bene l'8. Bene, mercoledì 8. Allora, fissiamo per mercoledì 8 questo gruppo di lavoro sempre attraverso Zoom. Ore? Ore 20 e 30. Va bene? Ci possiamo salutare? C'è qualcun altro che ha qualcos'altro da dire? Le disponibilità per il gruppo di lavoro, quindi si mandano a Silvana? Io questo propongo, sentiamo la disponibilità di Silvana. Va bene, scrivo qui la mia mail. Ok. Bene. Silvana Cesani @libero.it. Tutti abbiamo preso nota? Ok. Sarebbe importante, sarebbe importante la presenza di Costantino Bolis, cioè di chi ha sollevato delle obiezioni e delle valutazioni che secondo me vanno assolutamente considerate. Sarebbe importante la partecipazione dei gruppi di lavoro. L'8, non il 9, non ci sono il 9, l'8 ci sono. Perfetto. Grazie. Buonanotte. Ciao. 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 Ciao, 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 ciao a tutti, ciao, buonanotte ciao, a tutte e tutti, grazie. Ciao, per ciao, buonanotte, grazie. Ciao, ciao. Ciao. Buonanotte. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Buonanotte.